Cari colleghi, è molto interessante essere intervistato dal Presidente a Praga, quindi due italiani a Praga che parlano della Cochrane. Dunque, il 19 e 20 settembre avremo questo momento estremamente importante. Il 19 ci sarà l'Exploratory Meeting, sarà un meeting in inglese, durante il quale ci troveremo con una serie di colleghi da tutti e cinque i continenti. Abbiamo già 35 persone iscritte e tutti i continenti sono rappresentati, per discutere come organizzare il modello organizzativo del Cochrane di medicina fisica riabilitativa. Fino ad oggi non esisteva un ambito della Cochrane dedicato alla medicina fisica riabilitativa. Dal 2014 è nato uno sforzo da parte della Società Europea di Medicina Fisica Riabilitativa con il Comitato di Evidence Based Medicine che era da me coordinato, e abbiamo iniziato un contatto con Cochrane per cercare di fondare il field di medicina fisica riabilitativa della Cochrane. Che cosa significa? La Cochrane è organizzata per gruppi. I gruppi sono gruppi tematici sulla base di patologie o di elementi anatomici, per cui c'è il gruppo che si occupa della schiena, il gruppo che si occupa di stroke, il gruppo che si occupa di neuromuscular diseases. Quindi i gruppi sono in qualche modo verticali e si interessano di uno specifico argomento. Ovviamente la medicina fisica riabilitativa è trasversale a tutti questi gruppi, per cui oltre ai gruppi che conducono le review ci sono i field sono trasversali e si occupano di fare da ponte tra le esigenze della specialità che rappresentano e le esigenze di Cochrane. Quindi il field di medicina fisica riabilitativa che nascerà e che avrà il suo quartier generale a Brescia, quindi da noi in Italia, si occupa esattamente di fare da ponte tra le nostre esigenze come fisiatri e quello che Cochrane può fare.